parlarne con noi e con voi, se vorrete fare qualche domanda, ci sono i produttori di Christoph, Olga Rajtoralova e Mariam Urban, benvenuti. Se come sempre volete fare qualche domanda, alzate la mano, c'è un microfono in sala che verrà portato. Intanto comincio io a domandarvi, perché nella presentazione ci avete parlato di una gestazione piuttosto lunga per questo film, di circa 5 anni, quindi volevo che ci raccontaste un po' come sono state le fasi della realizzazione, insomma, come ci raccontate un po' la genesi, la gestazione del film. So it's very easy on the one side and very complicated question, but I try to be as short as I'm able. It started very fine, beautiful, when the scriptwriter asked me to help him as a script doctor with the, I don't know, 30 pages of this special story, and he asked me if it's any sense to make the, such a story from the history in current time, because in 2015 everything was absolutely good. Europe was in prosperity, even in Czech Republic, Slovakia, and I thought, and I thought, yeah, it's for me personally, of course. Allora, è iniziato tutto molto bene, nel senso che mi è stato presentato questa sceneggiatura molto breve inizialmente, erano soltanto 13 pagine, era un racconto storico, e chi l'ha scritto, lo sceneggiatore, mi ha detto: ma secondo te può avere senso fare un film su un argomento storico di questo genere? Eravamo in un momento di tranquillità e pace totale, nel 2015 addirittura, e l'Europa era tranquillissima, e io gli ho detto: sì, secondo me può avere senso. But I told him very sincerely, Christian, don't really if somebody else will be interested in. E però gli ho detto: Christian, magari prova a sentire se qualcun altro è interessato. And it works, and we receive support, because it was a time when Czech Audiovisual Fund wants to support the movies from the historical time to speak for young people about something they ever had, and they saw that it was impossible. The script received a big prize in Czech Republic, and we received enough money in Czech and Slovak Republic, and then it was, it seems it will be very, very easy. E allora abbiamo provato a cercare effettivamente se c'era qualcuno interessato, e in quel periodo c'erano dei fondi nella Repubblica Ceca che erano proprio fatti apposta per cercare di promuovere dei film storici per raccontare la storia della vecchia Cecoslovacchia ai giovani che non potevano immaginare un passato come quello che c'era stato prima di loro. È un po' di shame, perché è molto easy to produce a movie if you have, let's say, quite enough of the money. E devo dire, mi vergogno un po' perché oggettivamente è molto facile produrre un film se hai i soldi giusti per farlo. Everybody was happy that can work on the movie, especially director and talented actress, and we always spoke with Olga, but really, could it be interested somebody in, let's say, 21 or 22? And I never saw that it happened something that now I have such a strange connection. Maybe for you it's hard to understand. I try to very shortly explain. Allora è partita appunto
avuto questa cosa, questo progetto in cui tutti erano contenti, il regista era contento, gli attori, le attrici erano contenti di questo progetto, e però ne ho parlato anche con Olga e ci siamo chiesti, ma non lo so, fra 5-10 anni, ma qualcuno potrà interessare effettivamente vedere una cosa del genere. E devo dire, con quello che sta succedendo ora, devo dire che ho una sensazione veramente molto strana e particolare che adesso cerco di raccontarvi. I have to apologize, but I really don't want to touch to anybody, but in the 50s it was the communists in Czechoslovakia by the power. Allora, non voglio così urtare nessuno, parlo soltanto di fatti storici, ma negli anni 50 in Cecoslovacchia appunto c'erano i comunisti ad avere il potere. And I have to say that in Russia now there are still communists, of course. They are not also called himself and themselves communists, but the richest guys and decision maker of the Russia are former communists. E quelli che ci sono in Russia adesso non sono certamente lo stesso tipo di comunisti, è passato tanto tempo, però quelli che prendono le decisioni sono ex comunisti, anche in Russia adesso. And in the 50s, Czechoslovakia was something like gubernia of Soviet Nirushimi, Soviet Union. And that, what you saw in the movie, of course, they did Czech and Slovaks against Czech and Slovaks. It means Czech and Slovak secret policy, Czech and Slovak army against innocent people, even innocent people. But it was, and I believe, not from their head. Because as you know, the guy called Djugashvili, Stalin, was the man with secret policy called NKVD, who started this terror in Russia against everybody who has another opinion and even fight as communists. The first thing they did in the 30s, last century, Dzerzhinsky was the chief of the secret policy, was to prosecution of everything what is something else as communist. And of course, religion. No matter which religion. Allora, negli anni 50 praticamente la Cecoslovacchia era, diciamo, un governatorato della Russia, insomma, comunque era sotto il potere della Russia, e diciamo che succedeva esattamente quello che vediamo anche adesso. Comunque c'era una situazione in cui c'erano cechi contro slovacchi, slovacchi contro cechi, che si denunciavano gli uni contro gli altri, perché la filosofia e il modo di pensare che Stalin aveva in qualche modo inculcato nelle persone era quello che chiunque la pensasse in maniera diversa dal pensiero comunista era da eliminare. Quindi c'era una polizia segreta che rastrellava le persone che avevano un pensiero diverso, e tutto quello che andava contro il comunismo, compreso, come si vede in questo caso, la religione, era considerato nemico. And now I really try to be very short. In the 50s it was the, not NKVD, but MGB, the secret policy of Soviet Union, which was the movers of all this persecution in Slovakia and Czech Republic. Of course, it was the Czech and Slovak agent. And the new name of MGB is KGB. And the one of the very small, I don't know how talented, secret agent was Vladimirovich Putin. E la polizia segreta che c'era negli anni 50 in Cecoslovacchia era l'MGB, che poi è diventato il nuovo KGB, e uno degli agenti più talentuosi del KGB, come molti di noi sanno, è un tale certo noto Vladimir Putin. And now we see what this guy, now one of the richest and powerful men in the world, is doing on Ukraine, very close to us, and that's why it was not our vision to make such a movie. And I saw that
Dad, what you saw in the movie finish in 50s or in 60s, but unfortunately, still not the same thing, but similar thing. And that's why I was unhappy. That's why Zdeněk wrote this sentence that it is not very pleasant to make the movie in hope that it finish, and this worst thing in the world still continue. Allora, quando abbiamo visto appunto questo talentuoso agente del KGB dove è arrivato, è uno degli uomini più ricchi e potenti del mondo, e vediamo cosa sta facendo adesso in Ucraina. E noi, quando abbiamo fatto il film, pensavamo di raccontare qualche cosa che era finito negli anni 50, negli anni 60, e che non potesse più succedere niente di simile. Invece vediamo che qualcosa di simile sta ancora accadendo, e come ha detto anche il regista, purtroppo non è bello sapere di avere fatto un film sperando appunto che fosse una cosa, un racconto storico chiuso lì di per sé, e che invece racconta qualcosa che ancora ci riporta all'oggi. Now I'm very happy that in Italia decided young women and men to present such a small Czechoslovak movie to your audience. E adesso sono felice comunque che in Italia sia stato deciso, sia stato scelto di presentare un piccolo film cieco ad un pubblico italiano. Grazie per la risposta, perché penso che sia molto potente vedere il film in questi giorni e vedere la storia che si ripete, e questa risposta esaustiva ci ha anche aiutato a capire un po' le radici di quello che tuttora purtroppo si sta svolgendo sotto i nostri occhi, quindi grazie. Chiedo al pubblico se ha delle domande. Se non ci sono domande, proseguo io. È stato citato il regista che ci ha portato anche questo saluto iniziale. Volevo sapere com'è nata la collaborazione con il regista, prima che è stato scelto proprio lui, visto che a quanto pare siete partiti dalla sceneggiatura e ormai siete accodati a lui. The fact is that in current days in Czechoslovakia it's very hard to find somebody who wants to be adaptor of the script of someone else. Of course, I'm speaking about the movie of its cultural ambition, or maybe let's say art house. And Zdeněk is a very talented guy who directed two movies before this, and it was he was scriptwriter, he was director, and we were looking in Czech and Slovak Republic for the directors, talented directors with his special vision, especially picture vision and the sense for atmosphere and all these things. And some ducks had six of seven Czech and Slovak very good directors, and then Zdeněk told me that yes, I like to do it, I wish to do it, and it was very short and very simple, but the way from the script to the this last let's say final cut and mix was very very complicated, because he came to the story with his own vision, because almost all scripts are full of the world situation, complicated characters, and he were looking for the way how to make everything very simple, to talk with picture, to talk with sound design, and to attack emotion, and that thing. The thing which was for us most, let's say, not controversial, but discussed, who's the man for your empathy? Because I think it's one of the most important thing
to find in the movie the very special empathic hero from the point of character, but also from the point of actor. Allora, oggi non è per niente facile trovare qualcuno che abbia voglia di fare un film come regista dalla sceneggiatura di qualcun altro, e la sceneggiatura di questo film non è del regista, appunto, che dopo l'ha diretto. Però siamo andati in giro a cercare in Repubblica Ceca e in Slovacchia un po' di registi che sapevamo essere in gamba e che avessero una visione speciale, che fossero bravi a, come dire, a trasmettere un'atmosfera. E il nostro regista aveva alle spalle due bei film, ci sembrava molto talentuoso, e alla fine lui ci ha detto di sì, che era molto interessato al progetto, che lo avrebbe fatto molto volentieri. Quindi siamo partiti con molto entusiasmo, però effettivamente passare dalla sceneggiatura al film è stato un processo lungo e anche abbastanza difficoltoso, perché diciamo che lui ci ha giustamente voluto mettere del suo, e lui voleva cercare di parlare con le immagini, parlare con, come dire, delle visioni, insomma, con una sua visione delle cose, ma a un certo punto ci siamo detti che nel film non era facile, per esempio, individuare l'eroe con cui empatizzare, in un certo senso, non riuscivamo a trovare il personaggio con cui sia il pubblico che, appunto, chi fa il film può in qualche modo immedesimarsi o comunque empatizzare e seguirne la storia. Grazie, sì, penso che infatti sia interessante come non c'è tanto il bianco e il nero in questo film, ma più una scala di grigi, anche i personaggi positivi hanno dei lati oscuri, insomma. That's right. Maybe it was the way of change of the structure between the script and between the final cut. And of course, from time to time, it looks for me something like some very special kind of road movie. And even in a road movie, you have one or two heroes, and then you are meet somebody else. Of course, road movies. Almost in all case, commercial movie, and to make ambition to make commercial movie with such an issue is almost impossible. And we tried to do it, but I don't know how it works in fact, because the people mostly like the scheme. It means something what they. So it means surprise and a very special kind of Danish story, as Zdeněk decided as the director. It's not almost accepted, and that's why I don't know till now what happened, what is good from the point of view, and what is a little bit let's say mess. Who is it? Why he's here for the moment, and now he's missing, and what's the role of it? But you know, if you see your movie some 3 times or 4 times, like it. Allora, in effetti è quello, diciamo, un po' il lavoro che è successo nel passare dalla sceneggiatura al vero e proprio film, al final cut, insomma, che poi adesso abbiamo visto. Non so in realtà se sia un tentativo riuscito oppure no, dipende molto anche dalla sensazione che il pubblico ha effettivamente. Io vedo questo film in un certo senso anche come una sorta di road movie un po' speciale. Se voi pensate ai road movie commerciali, in questo caso ci sono sempre magari uno o due eroi che sono in contrapposizione, che poi però nel corso della strada incontrano delle persone che fanno delle cose particolari, che non sai esattamente perché sono lì. Ecco,
Anche nel nostro film ci sono effettivamente delle situazioni di questo tipo, e al pubblico possono piacere o meno, ci sarà magari chi è stupito dal fatto che la storia prenda una certa direzione, che magari vada da quella parte, e chi invece magari si chieda ma perché quel personaggio è lì in quel momento e che cosa ci sta a fare. E diciamo che noi ce lo siamo sentiti così e speriamo che sia venuta fuori una cosa interessante comunque. And we always ask ourselves if it is not very much definite, because the country was in 50s very soon devastated, destroyed, you know, characters of the people was destroyed. People were accepted almost everything. People lived from day to day. And, I think that more the road movie about the people is the, it's not precise, but it's the ambition to see the atmosphere and the state and the situation these people in not free world. And that's why our main headline was the strongest fight is faith for freedom. Allora, diciamo che ogni tanto ci diciamo se effettivamente non abbiamo mostrato un film troppo negativo, perché negli anni 50 effettivamente la Cecoslovacchia di quel periodo è stata completamente distrutta. Quindi, come dire, delle volte, come succede nei road movie, i personaggi che si trovano in delle atmosfere di questo genere, che quindi non hanno perso tutto e che quindi vanno in cerca di qualcosa, hanno l'ambizione di trovare qualcosa di diverso. In questo caso abbiamo dei personaggi che non vivono in un mondo libero, e quindi diciamo che forse è per questo che la frase più significativa del nostro film, per parlarne, per riassumerlo in una frase, è che è un film sulla fede dei più forti. Grazie. Se non ci sono domande dal pubblico, io ringrazio tantissimo Olga e Marian di essere stati con noi, di aver parlato con noi di Cristo. Farei un ultimo applauso. A decidere chi vince, quindi ricordatevi di votare per il film, e vi auguro un buon proseguimento di festival. Grazie.